fuori la fire contro il suo fiato, non c'è rimedio, le fiamme soccomberai. Il suo nome è Jack, Jack Dragon, non lo spegneranno mai. Quando parla Jack, Jack Dragon, sputa fuoco, sono guai. Pronto? Pronto? Sì? Dico. Chi è? E parlare adesso a te. Con chi vuole parlare? E lei come mai rompe i coglioni alle persone? No, lei rompe i coglioni alle persone. Va bene, è giusto. E la bada come parli. Tu va bene? Rompi i coglioni. Sei una testa di cazzo. No. Che soffia. Pronto? Allora, tu ti puoi permettere di prendermi per il culo? Io per certe cose non posso permettermi, giusto? Ma lei chi è, scusi? Io? Io? Chi è lei? Testa di cazzo che non sei altro. No. Ma chi è lei? Tu invece rompi coglioni. Io invece di cretino, io e lei. E tu parli così perché sei dalla loro. E non ci sono altri qua ad attaccare, non sta capendo, no? Siccome tu sei lontano, ah, non puoi parlare così, perché se fossi qua non parleresti così. Ma no, lei sta parlando troppo fedoso però. Punga pumpero. Hai visto? Sì, stai rompendo i coglioni, sì. Hai visto? Oh. Che ho ubriaco o drogato? Mi dica qualcosa. Lei mi sta prendendo per il culo. No, io non ci faccio io rosso. E lui stai chiamando a questo e stai denunziando. E non chiama più, va bene? Ma tu non ti rendi conto che rompi coglione alle persone? Non te ne rendi conto, vero? Aia. Vai Jack. Vieni qua al mio paese invece di fare il testa di cazzo così e poi parla così come fai, i faccia a faccia. Era proprio il nome giusto. Jack Dragon, sputa fuoco e sono guai. La cosa che amo di più sono i titoli, la vecchia mangia pietre. Che cazzo? Jack Dragon e la vecchia mangia pietre. Ma questo è un film. Infatti secondo me dovremmo fotografare tutte le schede delle nostre scenette, perché alcuni titoli sono impronunciabili, soprattutto quelli di Santina. Impegno tuo. Oggi la candela in culo era un po' pesante. Meno male che non l'abbiamo detto in onda. Certo, perché sennò avremmo spostato molto l'equilibrio della puntata. Non è messa la candela in culo, non lo so. No. Vivo! No, così domenica si presenta depilata di culo. Senta una processione. Allora salutiamo Maglio Cassalà, dai, che è stato due giorni qua sotto la radio, è arrivato da Palermo. Adesso Forza Palermo! Puoi abbassare la sciarpa che ho scritto Forza Palermo, Maglio, che sono due ore che la tieni in mano, abbiamo capito. Ma più che altro è per le ascelle, perché hai ucciso le piante di sotto, una roba. Grazie a Pippo Palmieri. A tutti, ciao. Grazie ovviamente a Luca Alba, che oggi minchia ha fatto degli interventi. Grazie a Ivo Abito. Ragazzi, buon weekend. Ma io non lo ringrazio perché oggi c'era, ma perché domani non viene, ma viene il gran maestro. Cazzo, che regalone, eh. Grazie a Fabio Lisei. Sì. Paolo Nois. Marco Mazzoli. Il genio. Affangulo. Grazie alla Cumpa di Via Turati, la grande famiglia sulla pagina di Facebook. Ci risentiamo domani. Ciao. Ciao Fabi, ciao Donna, ciao Ara, ciao Maccio, ciao Herbert, ciao la puttana da solita, ciao Wender. Basta. Dove siamo stasera? Oh, stasera tutti. Al Bobo Cuba Libre di Sesto Calende. Bobo Cuba Libre? Ma sì, perché devo venire a fare ste robe? E tardi, ciao, buonanotte, domani, ciao. Muori, merda, qua c'ho il comando.